Dopo questo riconoscimento per l'ospedale Maria Vittoria, quali sono i prossimi traguardi e quale linea l'ospedale vuole seguire appunto per riconfermare questo traguardo? Senza voler sembrare troppo ambiziosi, il prossimo traguardo è un miglioramento ulteriore degli standard, questa volta è una medaglia d'oro, cercheremo di arrivare alla medaglia di platino. La cosa molto positiva è che questo risultato è ottenuto dall'organizzazione. L'organizzazione di questo ospedale ha funzionato molto bene, l'interazione è perfetta tra tutti i professionisti che vi operano dentro, e quindi ci sono ampiamente i presupposti per raggiungere un ulteriore miglioramento. Un importante riconoscimento per l'ospedale Maria Vittoria, il Gold Status per la neurologia. Quali sono le impressioni dopo aver conseguito questo importante traguardo e qual è stato il percorso seguito? Il percorso seguito è stato un percorso che è iniziato un anno fa all'incirca e che ha portato a un miglioramento netto degli indici di performance del nostro ospedale sul trattamento della patologia ectale, dell'ictus ischemico. E le impressioni sono quelle che è dura fare questo lavoro, ma è bello anche essere premiati, soprattutto quando il premio arriva da un'autorità internazionale, che per l'appunto è l'autorità europea che certifica e che stabilisce le linee guida per il trattamento dell'ictus.